Sono 72 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Sono stati rilevati su 3.415 tamponi molecolari e 2.372 antigenici, con un tasso di positività dell'1,2%. Circa la provenienza delle nuove positività, 3 sono della provincia aquilana, 22 da quella di Chieti, 11 da quella di Pescara e 32 da quella di Teramo, 2 da fuori regione e una per la quale è in corso la verifica sulla provenienza. Salgono così a 73.366 casi positivi al Covid-19 registrati dall'inizio dell'emergenza, il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato errato. Sono invece 2.465 i pazienti deceduti dall'inizio dell'emergenza per Covid, dopo i 5 casi registrati nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 69 e 91 anni, uno in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e uno in provincia di Pescara. Dei casi odierni, 3 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Stabile la situazione dei ricoveri, uno in più tra quelli ordinari, che ora sono 200, invariati quelli in terapia intensiva, 18 con 2 nuovi ingressi, mentre 5.877, meno 320 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sempre rispetto a ieri, aumentano di 385 unità i dimessi guariti, mentre scendono di 319 gli attualmente positivi, che sono 6.095. Intanto il comune di Sant'Egidio la Vibrata, in provincia di Teramo, esce in anticipo dalla zona rossa, la cui scadenza era prevista per domani. Lo prevede l'ordinanza con decorrenza immediata firmata dal governatore dell'Abruzzo Marco Marsiglio. In zona rossa resta quindi un solo comune, Celano, in provincia dell'Aquila, dove le maggiori restrizioni, salvo diversi provvedimenti, cesseranno alle ore 24 di venerdì.